La tua associazione oggi è entrata a far parte dell'OIC, cosa vi è piaciuto di questa iniziativa? Allora, il Movimento Consumatori è molto attento a questo tipo di iniziative, soprattutto è importante in questo momento cominciare a trovare delle basi comuni su cui poter lavorare anche nei confronti di un settore che fino a non molto tempo fa, anzi dico fino a ieri, era considerato un settore antagonista del consumerismo, mentre invece in questo momento, proprio attraverso un protocollo d'intesa e una serie di iniziative possibili, è importante per l'associazione dei consumatori, rendere questo interesse. Questo interesse significa controllo anche delle trasparenze dei procedimenti, è quello che poi è alla fine l'interesse del consumatore. Non solo di avere una procedura trasparente, ma anche avere delle procedure, anche nel recupero crediti, quanto più possibile aperte alle richieste del consumatore. Quindi crede che un'esperienza di questo genere potrebbe essere anche replicata in altre imprese, in altre aziende, per portare più al dialogo e alla collaborazione? Certo, certo. Il sistema collaborativo in questo momento forse è l'unica strada per poter permettere a una nazione in difficoltà come l'Italia di uscire da questa difficoltà. Nel nostro piccolo stiamo cercando di dare questo tipo di interesse e soprattutto di contributo, quindi ben venga la firma con l'OIC di questo accordo.